Ragazze, eccomi in un nuovo video, finalmente dopo un bel po' di tempo. Niente, volevo ringraziare tutte perché in questi giorni la mia pagina Facebook sta aumentando tantissimo di mi piace e sono davvero contenta e grazie a tutte. Vi lascio con questo trucco che sarà un trucco, questo è il trucco giorno, un trucco leggero così per uscire, per andare a fare la spesa, per, che ne so, a lavoro, a scuola, come trasformarlo in un trucco da sera, con magari pochissime cose, perché magari, che ne so, siete in ufficio, vi arriva una telefonata delle amiche, del marito o di qualsiasi persona che vi dice andiamo a fare l'aperitivo, non avete tempo di prepararvi. Quindi magari avete nella borsetta qualche trucco, che ne so, una matita, un ombretto, veloce veloce, correte in bagno, ta ta ta, e via. Spero che questo mini tutorial vi piace, grazie ancora a tutte, veramente, un bacione. Iniziamo subito. Allora, io avevo questo make up leggerissimo, avevo solo un filo di matita e un po' di mascara. Niente, adesso faccio solo un occhio per farvi vedere la differenza. Facciamo questo giorno e questo sera. Allora, io uso un ombretto nero. E vado ad applicarlo nell'angolo esterno dell'occhio. In questo modo. Così. Dopodiché vado a prendere un pennello pulito e un ombretto rosa, o un ombretto comunque chiaro, non troppo scuro, non troppo forte. Quindi io vado ad utilizzare un ombretto rosa chiaro e sfumo il mio ombretto nero. Poi vado a mettere la mia matita nera sia fuori dell'occhio e dentro l'occhio per dare uno sguardo un po' più all'occhio. Mi raccomando, non accecatevi come stavo per fare io. E ripassate la linea di matita che con l'ombretto si è cancellato, oppure con la giornata, durante la giornata è andata magari via. Quindi andiamo a finire il nostro make-up con un rossettino. Io uso quelli piccoli piccoli, sono dei campioncini Avon che ho a casa, quindi sono comodi magari da mettere in borsa, quindi perfetto. Non
so se poi voi avete una borsa bella grande, mettete anche dentro il mascara e andate a rafforzare le vostre ciglia. Andiamole ad allungare così. Non so se già vedete la differenza tra trucco giorno e trucco sera. In pochi minuti. Allora, io vi dico cosa ho usato, così da farvi un'idea per magari portarveli in borsa. Allora, intanto ho usato